Quali sono le specifiche esigenze nutrizionali delle pazienti donne affette da malattia di Crohn e colite ulcerosa? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Anna Testa, che abbiamo incontrato a Milano in occasione del convegno The New Era of Medical Nutrition in IBD, organizzato da Lion Health, una nuova realtà dedicata alla nutrizione clinica che sviluppa alimenti a fini medici speciali. Dottoressa Testa, quali sono le specifiche esigenze nutrizionali di una paziente donna? Sicuramente sono tutte quelle che sono relate a degli aspetti peculiari della sfera femminile, quindi quelli che sono incentrati sulla fertilità, sulla gravidanza, quelli incentrati su carenze della vitamina D e anche carenze dello stato del ferro che possono portare ad anemia. Per quanto riguarda la gravidanza e la fertilità, sappiamo che questi topic sono fondamentali nella gestione delle nostre pazienti, sappiamo che è opportuno cercare di garantire e di raggiungere ovviamente un adeguato stato nutrizionale con la supplementazione di tutto quello che magari può essere carente a livello nutrizionale, e sappiamo anche come fondamentali risulti il raggiungimento in corso di gravidanza di un adatto guadagno di peso corporeo. Questo perché ha degli outcome positivi sia sulla salute del bambino che sulla salute della madre. Ed è fondamentale andare a ripristinare quelle che sono le carenze di vitamina D, di calcio, perché queste possono avere implicazioni sull'osteoporosi, sull'osteopenia, che spesso quindi sono delle manifestazioni extraintestinali che non devono assolutamente essere sottovalutate nelle nostre pazienti, vanno adeguatamente screenate e, se opportuno, trattate. E poi andiamo anche a effettuare valutazioni delle concentrazioni di ferro, lo status del ferro in generale, con ferritina, con sideremia, al fine di andare a correggere eventuali carenze, quindi quella che è l'anemia che può essere legata sia a blocco infiammatorio sia a perdita di ferro, ed anche allo stato mestruale che è tipico ovviamente delle donne e che può portare a una carenza che deve essere opportunamente anche indagata con l'aiuto del supporto del collega ginecologo.